dei campionatori d'aria, che funzionano come delle aspirapolveri che trattengono le particelle sottili, quelle per cui viene fermato il traffico nelle città, quelle che causano, diciamo, lo smog. In questo sito noi andiamo a studiare come le sostanze vengono trasportate dai posti dove abitati dall'uomo fino qui in Antartide, perché è un luogo estremamente pulito dove possiamo anche studiare dei processi naturali che in Italia o nel resto del mondo sarebbe difficile da poter studiare. In Antartide utilizziamo dei campionatori che permettono di distinguere le diverse frazioni dimensionali e questo ci aiuta nell'identificazione delle diverse sorgenti. Le particelle più grossolane hanno principalmente una sorgente locale. La composizione chimica dell'aerosol nell'area costiera antartica è principalmente influenzata dalla sorgente marina. Vediamo infatti che circa il 67% dell'aerosol è composto da sodio, derivante dal sale dell'adiacente mare di Ross. La frazione fine, invece, contiene principalmente non-sisol disulfate, ovvero solfato non derivante dal sale, e acido metansolfonico, composti secondari che derivano principalmente dalla produzione primaria marina come prodotti di degradazione del dimetilsolfuro emesso dai blu malgali. Altre sorgenti possono essere studiate utilizzando dei traccianti chimici che sono specifici. Gli zuccheri sono presenti nell'aerosol antartico costiero sotto l'1%, ma lo studio di questi composti è fondamentale perché possono agire come nuclei di condensazione delle nubi o nuclei di ghiacciamento. Gli alcol zuccheri, e in particolare l'arabitolo e il mannitolo, sono dei traccianti delle spore fungine e dei batteri, mentre gli anidrozuccheri, ovvero il levoglucosan e i suoi isomeri, sono dei traccianti specifici della combustione di biomassa. Anche i composti fenolici possono essere usati come indicatori di combustione, ma in realtà in Antartide un'altra sorgente è il fitoplancton. In questi anni diversi studi hanno evidenziato che gli amminoacidi liberi possono essere dei traccianti della produzione primaria marina. L'Antartide risente del trasporto atmosferico a lunga distanza e qui si ritrovano in tracce sostanze antropiche quali contaminanti organici persistenti. Possiamo concludere che l'Antartide, nonostante subisca l'impatto antropico attraverso il trasporto atmosferico a lunga distanza, rimane comunque un continente incontaminato e un ottimo laboratorio dove poter studiare i processi naturali.